Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate questo prodottino qui della Meros? Era un interruttore a 1, 2 o 3 tasti, ma adesso la scatola è vuota perché l'ho montato, per comandare semplicemente 1, 2 o 3 punti luce. Non era un deviatore, semplice interruttore. Meros mi ha ascoltato e che cosa ha fatto uscire dal loro magazzino? Eccolo qui, lo Smart Switch a 3 pulsanti. 1 e 2 non l'hanno fatto, hanno fatto uscire solo a 3 pulsanti. Poi vediamo se si può tramite app disabilitarli o meno. Compatibile con le scatolette 503, quelle italiane che abbiamo al muro. Andiamo ad aprire. Manoletto. Classico manoletto totalmente in inglese, semplici installazioni guida che sono facili, potete pure non leggerlo, ma leggetelo se siete alle prime armi. Ed eccola qua, ci sono due viti, che male non fa. Eccola qua, interruttore a 3 pulsanti. Subito la prima cosa che sicuramente andate a cercare su internet, le foto nel dettaglio, e ve lo dico io, è a filo muro, quindi non ci stanno quei 2-3 mm di spazio quando andate a incastrarlo nella cassetta 503. Dietro ovviamente L ed N in entrata, L1, L2, L3, interruttore 1, interruttore 2, interruttore 3, per andare a collegare 1, 2 o 3 punti luce. 400 watt carico massimo che può supportare per ogni tasto. Niente, andiamolo ad aprire e vedere all'interno come è fatto, e poi lo andiamo a collegarle con due lampadine e poi tramite wifi, tramite app, tramite IFTTT, Amazon Alexa e Google Home. Funziona perfettamente. Vediamo. Eccolo qua, questa è la placca, fronte, retro, questo è la parte hardware dell'interruttore. Le due viti andate a metterle qua e qua per incastrarlo. Vabbè, lo andiamo a richiudere e lo andiamo a collegare alla corrente. Allora, installazione molto semplice da banco. Venite qua, ci prendiamo L in entrata, N in entrata. Sono larghi, sono. Mannaggia, non ci arrivo. Allora, ecco qua i collegamenti fatti. Il cavo della corrente con N ed L arriva esattamente blu, neutro, L linea in entrata, qua e qua. Poi il neutro viene ponticellato alle due portalampade, una è questa e una è questa. La linea appunto va qui e le altre due estremità del portalampade vanno in L1 e in L2. Collegamenti molto molto semplici da fare. Attacchiamo le lampadine e attacchiamo la corrente. Questo è il primo e questo è il secondo. Lampeggia, come potete notare. Andiamo nell'app Meros. Ok, andiamo col tasto più. Dobbiamo aggiungere un nuovo smart wall witch a 3 bande. Ok, iniziamo. Prossimo. Andiamo avanti. Yes. A un certo punto ci dirà che lampeggia in questo modo. Sì, lampeggia in questo modo. Andiamo su avanti, aspettiamo che lo rileva. Perfetto, l'ha rilevato in pochissimi secondi. Lo chiamiamo luce test 3 pulsanti. Andiamo avanti, possiamo dare un'immagine, dobbiamo dire a quale rete, inserendo la password della nostra rete wifi per connettersi. Clicchiamo avanti e aspettiamo che si connette. Ha finito di lampeggiare, luce verde fissa, ancora qualche istante, il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Clicchiamo su fatto, vediamo dove ce l'ha messo, eccolo qua.
abbiamo lo switch con i tre pulsanti. Switch 1, lampadina 1. Switch 2, lampadina 2. Switch 3, non ci abbiamo caricato nulla. Andiamo a vedere cos'altro possiamo fare. Chiamare come vogliamo ogni pulsante. Per esempio, se abbiamo una ventola o una luce che la vogliamo chiamare in qualche modo particolare. I LED, per esempio per la camera da letto, se vi dà fastidio potete spegnerli. Qui abbiamo il manuale, che sarebbe questo, quindi se questo ve lo perdete o non lo trovate, lo trovate tramite app. Fuso orario, la posizione del dispositivo, il segnale wifi, indirizzo MAC, versione dell'hardware e versione del firmware. Non si possono disabilitare. Andiamo a vedere se c'è un aggiornamento da fare. Smart outdoor, no, è un'altra. Smart wall switch, luce test è aggiornato. Niente, andiamo a vedere l'integrazione con Google Home e poi con Alexa. Prima proviamo con Google Home, dovrebbe essere in fondo. Eccolo qua, switch 1, switch 2, luce, tavolo 1 e poi ti chiamo luce tavolo 2, quest'altro. Ok Google, spegni luce tavolo 2. Ok, spengo il dispositivo luce tavolo 2. Ok Google, spegni luce tavolo 1. Va bene, spengo il dispositivo luce tavolo 1. Andiamo con Alexa, però rinominiamo direttamente tramite App Merox i pulsanti. Tavolo 2, salva, ok. Andiamo qua, clicchiamo su più, andiamo su interruttore, altro lo trova. Ok, ho trovato quattro dispositivi, vediamo se sono questi, sì. Ok, configura dispositivo, tutti quanti. Accendi luce tavolo 1. Accendi luce tavolo 2. Spegniamo tutti e tre insieme, dicendo, tutti e due, vabbè, in questo caso, luce test tre pulsanti. Spegni luce test tre pulsanti. E voilà, tutta la placca in questo caso si è spenta. E cosa succede se va via la luce e poi ritorna? Ricolleghiamo. Tempo 6-7 secondi che si connette alla rete. E le lampadine rimangono spente. Ragazzi, che dirvi di questa smart wifi wall switch a tre pulsanti della Meros? Ve la consiglio? Sì, prezzo intorno ai 20-21 euro quando è in offerta, se no 25-26, ma volendo forse vi posso dare un codice sconto. Guardate in descrizione se c'è. Link ai social: Facebook, Instagram, IGTV, TripAdvisor, Potterino 10. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per non perdervi i prossimi video che usciranno sul canale. Qui da Potterino 10 è tutto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!